Fare i conti con l'ambiente, seconda giornata, oggi affrontiamo una delle tematiche fondamentali e più importanti della manifestazione, che sono i rifiuti. Lo facciamo con David Newman, presidente di ISVA. Ecco, oggi qual è il percorso, qual è il filo che si snoda in questa giornata così, così ricca? Io ho voluto oggi nel mio discorso proprio fare i conti, perché molto spesso i cittadini hanno una percezione del mondo dei rifiuti come come posso dirlo, in un modo distorto. Allora, il mio messaggio oggi è che i rifiuti crescono, la quantità dei rifiuti nel mondo crescono, la popolazione cresce, i consumi crescono, ma non crescono gli investimenti, non crescono i soldi per trattare i rifiuti a livello mondiale, ossia non abbastanza velocemente. Quindi siamo in situazioni dove la percezione della gente è più ricicliamo, più risparmiamo. E questa è una percezione falsa. Il riciclo costa e il riciclo va visto come un elemento della protezione dell'ambiente, e quindi l'investimento va fatto per proteggere la salute umana, proteggere l'ambiente, eccetera. E il riciclo è uno di questi mezzi per la protezione dell'ambiente. E quindi questo percorso qui di Ravenna, che io trovo sempre molto molto dolce, delizioso, perché si parla tra amici, si parla tra esperti. Ecco, io ho voluto portare questo messaggio qui. Smettiamo di vergognarci come industria dei rifiuti a chiedere i soldi ai cittadini, alle imprese per il trattamento dei rifiuti, perché il trattamento dei rifiuti costa molto molto denaro. Senti David, oggi pomeriggio alla Feltrinelli sarai presente al lancio di un libro, giusto? Un'amica che abbiamo già intervistato. Ecco, cosa vuoi dirci a proposito di questo testo? Conservare il valore, mi pare sia sì. Il tema. Allora, vorrei dirvi, se dovete leggere un libro nei prossimi anni sui rifiuti, leggete questo. È un libro completo, è un testo intelligente, è un testo ricercato anche. La Simonetta ha lavorato molto a Londra prima di venire e tornare in Italia, e quindi è un testo veramente con un'ottima analisi delle criticità ma anche delle positività del nostro sistema dei rifiuti. Grazie David Newman. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.